Bene, benvenuti, buon pomeriggio. La cornice direi che parla da sola. Il titolo e uno dei motivi, anzi il motivo principale per cui siamo qui è welfare, cioè persone e progetti per lo sviluppo. Quindi vedremo lungo il percorso di questo pomeriggio così originale e importante che mai come in questo caso proprio welfare e welfare si coniugano in una sinergia, in un connubio quanto mai originale e al tempo stesso importante, perché oltre che progetti noi troviamo il termine persone, e persona non è assolutamente casuale, perché abbiamo un felice connubio e credo una idea particolarmente illuminata e importante per un comune di cui io faccio parte, quindi il mio coinvolgimento è doppio, che è Vignola, ed ecco perché insomma oltre a il graditissimo ospite di questo pomeriggio abbiamo tante altre persone che hanno veramente un messaggio importante da dirci. Una di queste persone, prima relatrice a parlare, è il sindaco di Marano ma anche assessore all'Unione Terre di Castelli, la professoressa Emilia Muratori, che io chiamo sicuramente in postazione per quello che riguarda l'aspetto legato a welfare in questo caso, come abbiamo detto, e ci traccerà quello che è appunto l'aspetto non solo politico ma quanto mai legato all'aspetto strutturale, ma anche ripeto particolarmente importante per quello che riguarda l'aspetto legato alle istituzioni, che credo sia fondamentale in questo frangente. Lascio quindi la parola alla professoressa Emilia Muratori, grazie. Grazie, buonasera a tutti e intanto un caloroso ringraziamento per averci dato ospitalità, avere dato ospitalità a questo progetto in questo contesto. Il mio è un breve saluto da parte dei comuni del distretto sociosanitario di Vignola, cui fa capo l'ASP, l'azienda di servizi alla persona Giorgio Gasparini, che è appunto il centro di questo progetto che oggi ci verrà illustrato. Si tratta di 9 comuni, 8 dei quali fanno parte di un ente istituzionale che è un'unione di comuni, l'Unione Terre di Castelli, all'interno della quale il sindaco di ogni comune ha una delega specifica. Ecco perché, pur essendo sindaco di Marano, quindi non il comune che ospita l'azienda fisicamente, l'azienda di servizi alla persona, in qualità di assessore al welfare dell'Unione Terre di Castelli sono qui di nuovo a ringraziare, davvero a sostenere questo progetto sicuramente innovativo, sicuramente oltre che ricco di significati artistici, architettonici, culturali, anche di significati politici, di scelte appunto politiche. Come amministratori negli ultimi anni abbiamo visto un mutamento significativo e importantissimo del contesto socio-economico nel quale ci siamo trovati ad operare. Un cambiamento che da molti, da più parti, è stato definito epocale e che ha in modo particolare messo in risalto un aspetto fondamentale per gli amministratori, e cioè che non era più possibile pensare alle proprie comunità, ai servizi necessari per le proprie comunità, così con gli stessi schemi, con gli stessi modelli con i quali si era ragionato fino a poco tempo prima. Dunque, compito degli amministratori comprendere le caratteristiche di questa, la dico con le parole di Baricco, comprendere questa mutazione, questo cambiamento, questa mutazione, e sfidare come dire, la mutazione stessa per riuscire a governarla, per riuscire a governare un cambiamento necessario, un cambiamento di mentalità, un cambiamento di visione, prima di tutto necessario in chi ha responsabilità di pianificazione degli interventi per i propri cittadini nella propria comunità.
Siamo abituati nel nostro territorio, non solo nel nostro territorio, ma ora di questo, oggi di questo si parla, siamo abituati a ragionare insieme. Dicevo prima, siamo un'unione di comuni che condividiamo appunto il welfare, le scelte che riguardano il welfare e non solo. E questo ci ha aiutato molto in questo contesto. Il confronto è stato sicuramente fondamentale e la riflessione, insieme al confronto, la riflessione, ripeto, sui nostri servizi a fronte di nuovi bisogni che costantemente, quotidianamente ci vengono presentati in forme, in modi diversi dai nostri cittadini, che ci chiedono delle risposte, ci chiedono di andare oltre il problema contingente e di pensare alla possibilità di cambiare e di proprio modo di pensare, approccio per dare delle risposte. Siamo una comunità in cui la media aspettativa di vita si è per fortuna allungata. Dall'altro canto la persona che comunque rimane al centro della e deve rimanere al centro della nostra attenzione, deve affrontare in questo percorso di vita che si allunga bisogni, problematiche, temi nuovi. Ecco dunque che quando il CDA dell'azienda insieme al direttore e al personale dell'azienda di servizi alla persona ci ha presentato questa opportunità, noi l'abbiamo vissuta come tale, di pensare alla casa protetta di Vignola e al centro diurno come un luogo diverso dal, diciamo, dalla tradizione che pure ha fatto di questo luogo un luogo importante, una struttura importante e fondamentale per le persone anziane, per la popolazione anziana del nostro territorio, ci ha, come dire, invitato a riflettere su quello che poteva essere un diverso pensiero rispetto a quella struttura, non una struttura chiusa all'interno della quale appunto accogliere gli ospiti con particolari problemi, ma una struttura, io la direi in questo modo, una struttura di comunità. Una comunità che insieme agli amministratori, ai cittadini tutti e agli operatori si prende cura dei propri cittadini in una maniera tale per cui questo luogo possa diventare un luogo aperto ai cittadini, conosciuto, di incontro e di solidarietà, di comunità, veramente un welfare di comunità, un luogo dove sperimentare un welfare di comunità. Questo pensiero ci ha guidato ci ha portato a quello che oggi appunto ci verrà illustrato. E per questo io mi sento veramente di ringraziare Marco Franchini, che è il presidente del CDA, i componenti del CDA che comunque su questa strada in un qualche modo ci hanno portato e che abbiamo condiviso, e in modo particolare ovviamente il professor Portoghesi, oltre che il Politecnico di Milano, la LUEL e ancora lo studio MEV, che insomma ci stanno supportando in questo progetto. È un progetto sperimentale, è stato detto prima. È un progetto sul quale ancora si dovrà lavorare, è un progetto che ha un grandissimo valore. Aprirsi alla comunità significa anche condividere con operatori privati il valore di questo luogo per tutta la comunità, per la comunità stessa. Ed è questo l'altro elemento, in un momento, in un contesto in cui ci muoviamo di particolare difficoltà per gli enti locali, che dobbiamo affrontare, quello di un rapporto, di una collaborazione tra il pubblico e il privato. Fino a qualche tempo fa forse questa collaborazione era un po' come dire, vista non così urgente, oggi davvero lo è, e il progetto che vedremo mostra come effettivamente questo
connubio può essere importante e vincente per le sfide che ci attendono, soprattutto in ambito di welfare, dove davvero l'intenzione e la volontà è quella di welfare, cioè di fare il meglio possibile. Vi ringrazio davvero dell'ospitalità e lascio agli altri relatori che hanno cose ben più importanti delle mie da dirvi. Grazie, grazie, grazie professoressa Emilia Muratori, ricordiamo assessore dell'Unione Terra di Castelli per il welfare, grazie professoressa. E, bene, ci rimanga delle parole importanti, non una struttura chiusa ma una comunità, ecco questo passaggio e l'elemento legato alla cura, soprattutto insomma credo concetto molto attuale in un momento dove la parola più ricorrente nei nostri telegiornali è crisi, no? Dove poi un'analisi attenta alla radice sarebbe crino di origine greca, quindi giudizio, valutazione e perfino opportunità, quindi anche il coraggio di portare avanti questo tipo di innovazione, di idee quanto mai veramente concrete al tempo stesso, anche se sembra un ossimoro. E da questo punto di vista quindi il secondo nostro relatore è il nostro presidente dell'ASP, appunto l'azienda di servizi alla persona, per questo chiamo il dottor Marco Franchini, psicoterapeuta, a lui si deve questo importante progetto di coniugare il pubblico con il privato e questa insomma capacità veramente di sinergia importante, di ferma volontà del nostro dottor Marco Franchini, a cui lascio la parola. Grazie. Allora, voi capite che quando si è detto CDA vi immaginavate una stanza buia e grigia, avete già completamente ribaltato l'idea, eh? E il CDA, che poi è composto da persone straordinarie, Giuseppe Alida, perché hanno nomi e volti e che devo ringraziare, quindi quando anche parlo in prima persona considerate sempre un noi in movimento. Quest'idea ha avuto un percorso lungo, ha fatto tanta strada nel senso che ci siamo mossi, siamo andati da Milano a Roma, passando anche per Sant'Arcangelo, vero Odine, siamo venuti anche dalle tue parti, per dare un'idea diversa di azienda pubblica. Non un'idea di azienda che chiede e aspetta dal sapore assistenziale, ma un'azienda che propone e innova, da senso imprenditoriale, siamo nella cornice giusta. In sostanza il titolo che abbiamo portato noi qua oggi, che è Welfare, sintetizza in pieno quello che vorremmo dire. Ha dentro di sé tanti significati, ma uno su tutti. Voi dovete sapere che in Europa, l'Europa detiene il 40% del welfare mondiale. Ora, questo può spaventare, io invece mi illumino quando sento questo, perché vuol dire che l'Europa è il luogo dell'umanità, perché è una civiltà che mette al centro le situazioni di difficoltà, è la civiltà che ha lasciato soltanto al centro, è dell'innovazione, quello che stanno scoprendo adesso anche in termini economici, dove non si misura soltanto sul PIL, il reddito di un paese, che pure è fondamentale e importante, perché altrimenti se non c'è produzione non c'è lavoro, quindi non possiamo fare questi discorsi, ma dal PIL bisogna cercare di arrivare al benessere di una comunità. L'Europa al 40% e forse noi possiamo addirittura, pensate un po', esportare il welfare. E allora dobbiamo cambiare metodologia, modo di vedere l'impresa pubblica, l'azienda pubblica, non come persona al servizio, dove sostanzialmente il pubblico, noi lo sappiamo, è visto come quello che ci toglie delle risorse, ci fa aspettare, ci chiede, ma come noi al servizio della comunità, in particolare in questo momento. Stiamo vivendo una crisi drammatica, però mi piace non chiamarla più crisi, perché le parole sono importanti. Mi piacerebbe chiamarlo grave cambiamento dell'assetto economico. Questo vuol dire che, perché le parole sono importanti? Perché le crisi, la risposta alla crisi è l'attesa, passa e si riprende da dove avevamo lasciato. Quando invece c'è un grave cambiamento di un assetto, che sia economico, di qualsiasi altra natura, c'è richiesto di fare una sola cosa, non aspettare che cambi l'esterno, ma che cambiamo noi. È quello che vorremmo fare in questo progetto. È stata fatta tanta strada e sono state incontrate davvero tante persone. Abbiamo incontrato un migliaio di contatti individuali, giovani, anziani, comunità intere, per parlare di questo progetto. Abbiamo incontrato, sono andato personalmente da più di 50 imprenditori a parlargliene, e tutte le volte che andavo da loro mi facevo una domanda, è la stessa domanda che mi faccio qua oggi quando sono entrato qua dentro, mi ho detto: ma io ce la farò a farmi capire? Ma non a farmi capire nel senso italiano, è quello, scusate, quello che è, ma farmi capire nel senso, riuscirò a trasmettere il senso di questo progetto, la forza di questo progetto? Riuscirò a far capire che questo progetto non è solo un progetto, è una sfida, è una proposta a questo superamento della crisi, con un'azione concreta, del saper fare, che ci caratterizza?
E allora quando ho immaginato di venire qua dentro, pur credetemi l'emozione di essere in questo contesto, perché è un contesto importantissimo, internazionale, che non può non schiacciarti emotivamente, deve fare questo. Però quella risposta avevo già la, a quella domanda avevo già la risposta. So che sono nel contesto giusto. Io, si sente l'accento, sono vicino a Sassuolo, so cosa ha rappresentato il distretto ceramico, la crisi economica, l'hanno conosciuta prima di noi, molto più violenta per certi versi, si contavano i metri quadrati che ogni anno non si producevano, questo significava aziende che chiudevano, eppure proprio in quel contesto ecco trovare la risposta, e la risposta è solo una: non si fa, non si supera un cambiamento di assetto economico semplicemente facendo efficientamento, risparmio di risorse. È come cercare di affrontare una gara di Formula 1, visto i tempi che corriamo va di moda, no? Parlare di questo, semplicemente alleggerendo la macchina. Qui bisogna anche investire sulla tecnologia, sull'innovazione, e il distretto ceramico, le aziende che ce l'hanno fatta e che oggi sono qua straordinariamente, mi hanno insegnato che per superare un cambiamento del genere bisogna sì fare efficientamento, ma anche fare innovazione. Proprio nel momento più duro bisogna cercare di buttarsi oltre l'ostacolo, è quello che cerchiamo di fare. Questo progetto ha una strada lunga che inizia 15 mesi fa in un indirizzo ben preciso che è via Libertà 823. In quell'indirizzo c'è una nostra sede che è l'ASP, azienda di servizi alla persona, si occupa di dare e erogare servizi a diversi livelli che vanno dai disabili fino alle strutture residenziali per anziani. Ecco, ci siamo trovati lì in un giorno caldo di giugno ad affrontare il tema di un investimento programmato, si chiama, insomma, sono quelli che sono investimenti straordinari, un investimento importante. Dovevamo mettere a norma la struttura, è una struttura, immaginatevi una struttura anni 70, come tante strutture sono nel nostro territorio italiano, quindi fortemente energivora. Può essere davvero quello un modello, un prototipo anche da un punto di vista imprenditoriale, edile. Abbiamo 5 milioni e 300 mila case sfitte in Italia, ma abbiamo tantissime case costruite che sono di classe energetica completamente obsolete. Quella è la nostra struttura. Però ci siamo fatti una domanda, ci siamo chiesti, entrando in questa struttura, la struttura funziona, sapete, funziona piuttosto bene, 66 posti letto, in questi anni si chiama casa residenza, ma di fatto è diventato un hospice. Hospice significa che noi abbiamo malattie neurodegenerative, nel distretto di Modena ci sono, solo nel distretto di Modena, 8.000 malati di Alzheimer. Ci sono 8.000 malati di Alzheimer, ma questo è un tipo di patologia. SLA, lungodegenze a letto, e devo dire che quando si entra, il professore quando è venuto la prima volta ha detto una cosa bellissima, ha detto si respira umanità dentro questa struttura. Quindi sanno lavorare bene gli operatori. Dentro la struttura, e siamo anche, diciamo, bravi a fare i conti, perché se voi pensate che mediamente il costo di un ospite, sono dati spannometrici, li prendiamo così, è 150 euro, il costo sanitario medio è 450 sulle lungodegenze, non è male. Eppure io mi sono immaginato a 90 anni, concedetemi che da solo mi allungo la vita, 90 anni va bene, entrare in quella struttura, io non ci voglio entrare. E allora voi che siete abituati al mondo imprenditoriale, quando c'è un problema bisogna porsi una domanda. Non bisogna semplicemente dire il dolore allontana le persone, è troppo semplice come risposta. La realtà è che se io faccio servizi alle persone e le persone non vogliono entrare nei servizi, c'è qualcosa che non va. Perché se tutte le altre variabili funzionano ma quella centrale non va, è come avere una piastrella bellissima che non si posiziona sul mercato. Quindi c'è qualcosa che non funziona. E allora, proprio ragionando in prima persona, ho capito che era la struttura che allontanava. Quindi la soluzione è trasformare una struttura che fa uscire in una struttura che fa entrare. Ma non solo. Nella struttura che fa uscire c'è il problema principale. Mancano le persone intorno agli anziani. Perché se la prima cura è quella sanitaria, come la prima cura di un paese è il PIL, ma un paese che vuole puntare, essere leader, deve puntare sul benessere. Una struttura che deve puntare, essere leader, deve puntare a far star bene le persone che sono all'interno. Per farle star bene bisogna creare delle buone relazioni. In definitiva, quella struttura deve far entrare una comunità. Non devono, al centro ci devono essere gli anziani, intorno una comunità.
E allora per fare questo non possiamo che fare affidamento alla bellezza, perché l'unica cosa che attrae, che crea attrazione, non si attirano i ragazzi, che vedo che sono tanti e sono contentissimo, non si attirano i ragazzi, non si fanno venire dentro le persone, non si può pensare di attirare una comunità per moralismo, il moralismo lontana. Si attira per bellezza, una volta che sei dentro per osmosi impari che anche quelle strutture possono far bene, può far bene ai ragazzi sapere che la vita ha un tempo e se la vita ha un tempo io bisogna che mi impegni perché va messo al meglio quel tempo, può far bene a un anziano vedere un bambino all'interno della comunità perché noi facciamo la pep therapy, ma la terapia umana è la più importante. E allora per fare questo bisogna che una struttura, ma me ne insegnate voi, io ho rubato. Come diceva Picasso, bisogna essere bravi a copiare. Non so se sono stato bravo a copiare, ma ci ho provato. E allora sono andato a vedere le imprese, e nelle imprese fanno gli asili. E perché se le imprese fanno gli asili non possiamo farle noi? Sono andato a vedere nei fast food, e i fast food fanno centri, li trasformano in luoghi di studio. Ma se loro riescono a trasformare un fast food in un luogo di studio, io voglio trasformare il mio contesto, che è slow, in un luogo per le persone di studio. Però io non sono in grado di fare questo. Come impresa pubblica l'unica cosa che posso fare è chiamare le persone capaci e chiedere a loro di dare il loro contributo, con una consapevolezza che cerco di fare questa azione al servizio della comunità. È per questo che nel girare ho avuto la fortuna, e lo dico con riconoscimento a Odine, perché è lui che mi ha messo in contatto con Paolo Portoghesi, il professore, è stato un incontro che non riesco a sintetizzare che non come bello. Perché non saremmo in grado di averlo noi qua oggi se non ci fosse stata una sua adesione umana, personale. E questo ci tengo a dirlo pubblicamente. Quindi la mia gratitudine è forte. Però insieme abbiamo condiviso una cosa, che per un progetto che vuole essere di condivisione non bastano solo una persona, anche la più talentuosa, ma serve una comunità che si muove insieme. E allora mi sono spostato un po' più al nord, sono andato al Politecnico, sono andato a disturbare il Polisocial e insieme a loro abbiamo deciso di dedicare un semestre di studi sul campo per progettare la nuova casa residenza. Un posto per i giovani deve essere pensato dai giovani. Guardate che noi dobbiamo sapere alcune cose che sono fondamentali. Sapete quanto costa un giovane alla fine del quinto anno di diploma per noi cittadini contribuenti? Mediamente, dice il Sole 24 Ore, 110.000 euro a testa. Cioè siete un valore straordinario. Se noi andiamo in una squadra di calcio e tiriamo su un giocatore e abbiamo investito su di lui 110.000 euro, vi assicuro che i talenti non scappano da quella squadra. E invece noi come impresa pubblica siamo in grado di disperdere i talenti che se va bene rimangono in Italia, ma se va malissimo abbiamo investito su qualcosa che altri godranno. E allora io sono andato a prendermeli prima che crescessero, perché quelli si monta alla testa. Li sono andati a prendere al secondo anno di università, sono venuti giù, hanno fatto 21 progetti straordinari, ma non mi interessa la fattibilità, mi interessa il fatto che ci hanno dato uno stimolo incredibile. 60 ragazzi, dove è Francesca, che saluto? Una di loro è qui. Non basta, sono andato a disturbare gli amici delle banche, insieme a loro ho detto, guardate, proviamo a pensare a un progetto finanziario insieme. Non seguiamo i soliti canoni, no? Dove io presento il progetto, lo approviamo o no. Io di economia ne ve ne intendete voi. Io ho la fortuna di avere a fianco a me la dottoressa Mattino, che è espertissima e competente, e insieme a lei abbiamo detto costruiamo un progetto finanziario economico insieme, seguiamo nuove strade. Io non voglio andare sulle casse comunali, c'è il patto di stabilità, lasciamo stare, non ci se la fa. Dobbiamo seguire nuove strade, dobbiamo costruirli insieme questo progetto. Leggevo, tra l'altro, do questo dato preoccupante agli amici delle banche, che Draghi oggi diceva proprio che bisogna che si dia più disponibilità finanziaria, economica, dei soldi che sono stati lasciati alle banche, lo dico con sempre grande affetto e con speranza, e ha detto addirittura per aumentare la spesa pubblica, gli investimenti pubblici. Beh, andate a vedere, non mi sto inventando, quindi è caduta a fagiolo. Non mi sono accontentato, non ci siamo accontentati, siamo andati all'Associazione delle Piccole e Medie Imprese e abbiamo detto vorremmo fare insieme a voi, dar la possibilità alle imprese, quelle piccole, quelle che fanno più fatica, non hanno la forza per uscire, riuscire a fare un progetto che eroghi su di loro i contributi. Perché
un bando, come pensato canonicamente, è un bando che non funziona, perché non fa vincere le imprese che sono fidelizzate sul territorio, che magari 30 anni che sono sul territorio, che erogano ricchezza, che sono sicure e stabili, perché non hanno la forza di riuscire a combattere con una logica semplicemente del massimo ribasso. Vorrei pensare a un bando in cui siano prima di tutto premiate le ditte accreditate. C'è l'accreditamento, c'è in Italia, c'è anche nel resto del mondo. Accreditamento vuol dire che se tu sei stato bravo ti do un punteggio più alto. Io le imprese che riescono oggi, piccole e medie imprese, che riescono a lottare con questa economia, non posso che essere, dare uno sguardo a loro benevolo. Poi sono andato dalle imprese più grandi e quelle più grandi gli ho detto: guardate, prima di tutto, prima di parlare di soldi, parliamo di partecipare a questo progetto. Perché io la risposta che voglio non è sentirmi dire sì. Io voglio sentirmi dire a quella domanda che mi pongo tutte le volte: vogliamo anche noi entrare in questo progetto? E alle grandi imprese ho chiesto due cose sostanzialmente. La prima, fate di questa struttura il vostro showroom. Beh, insomma, mi sembra che il contesto sia quello giusto, eh? Fate di questa struttura il vostro showroom. Regalo metri quadrati, detta così non va bene. Significa che mettete i vostri prodotti all'interno di quella struttura, fate vedere la forza straordinaria che avete, il vostro marketing sociale, fatelo capire concretamente, perché fare un bel Deplian oggi col digitale riescono tutti, ma soltanto una grande impresa è capace di un'azione che si misura sul territorio. Fate vedere dentro la struttura cosa siete in grado di produrre. E poi ho detto loro che deve essere veramente bello entrare tutte le mattine, guardare la propria impresa e sapere che quell'impresa la si è fatta con le proprie mani, che ha dato lavoro a tanta gente. Però penso che se questo rende una persona un grande imprenditore, riuscire a dare un contributo a un'impresa della comunità lo rende anche una grande persona, e quindi su questo vorrei il loro contributo. Si sono unite altre voci, dovrei dire tante e dimenticarmene mi dispiacerebbe. Abbiamo artisti che vengono da Reggiano che ci doneranno 24 opere, perché c'è voglia, c'è gente che ha voglia di mettersi in gioco. E anche su questo punto, a volte si viene criticati perché si va fuori, no? Si gira per l'Italia invece di magari andare all'università vicina, al contesto vicino. Il localismo, fatto di vengo prima io perché sono più vicino a te, è finito. È tempo che si facciano avanti le persone più brave, e le persone più brave non hanno appartenenza territoriale. Quindi ben venga una realtà più distante dalla nostra, con maggiore volontà e voglia di mettersi in gioco. Allora si dice, stamattina c'era un famoso architetto che viene proprio dall'Oriente, e c'è un detto che fa più rumore un albero che cade che 100 che crescono. Ma questa è la bellezza ordinaria della natura. Nella bellezza straordinaria dell'uomo fa molto più rumore uno che costruisce che 100 che distruggono. Di strada ne abbiamo fatta tanta, ne manca ancora tantissima, è ora che partecipiate anche voi a questo progetto. Grazie. Grazie, grazie al dottor Marco Franchini, presidente dell'ASP. Grazie, grazie Marco, il tuo passaggio in particolare ricordo La vita ha un tempo, e mi hai fatto venire in mente le vecchie lezioni di Socrate, distingueva tempo interiore da tempo esteriore. Il tempo esteriore è uguale in tutta Italia, sono le 15:30 in tutta Italia, ma il tempo interiore è una cosa che appartiene solo a noi, come il DNA, come il colore dei vostri occhi, che nessuno può cambiare, però possiamo cambiare il nostro modo di pensare, quindi non è importante avere mille idee ma viverne una. Marco ha, insieme chiaramente ai dirigenti e alle persone sul palco, ha il coraggio di vivere questa idea, e quindi assolutamente dobbiamo crederci profondamente anche noi e saperla così assolutamente cavalcare, farla nostra, come appunto diceva Picasso, se non riusciamo a fare almeno copiamo. Detto questo, però, ogni idea ha bisogno anche di un aspetto pragmatico, ha bisogno, così come il là veniva dato dalla fusione dell'aspetto legato al pubblico ma anche del pragmatismo del privato. Ecco perché invito e chiedo di dargli benvenuto alla dottoressa Paola Matino dell'UE, Laboratorio Utilisi Enti Locali, per l'aspetto appunto economico e il business plan. Ecco qua la parola e benvenuta Paola. Grazie. Abbiamo parlato di temi enormi, abbiamo parlato di bellezza innanzitutto, il tema verrà approfondito ulteriormente dal professor Portoghese e dall'ingegner Manfroni. Si è parlato di benessere delle persone all'interno delle strutture, di come l'architettura condiziona anche lo stare bene. Si è parlato di politica, di come il pubblico ha
dover incentivare alcuni progetti e di interazione tra soggetti diversi che hanno partecipato a questo progetto e che ulteriormente potranno partecipare. C'è un elemento che affronto in questo intervento, forse più piccolo, forse meno entusiasmante, ma altrettanto fondamentale, che si potrebbe sintetizzare con il numero in basso a destra, cioè quanto costa realizzare questa impresa, quanto costa realizzare questo progetto. E al di là dell'importo, del quanto costa, che tipo di impatto economico può avere e come reperisco tutte le risorse. Perché si può affrontare il tema in tanti modi. In un modo classico si può affrontare dicendo: devo realizzare un investimento, chiedo ai comuni di finanziarlo, oppure devo realizzare un investimento, verifico se ci sono risorse che posso reperire presso l'Unione Europea o se posso accendere un mutuo, se rientro nel patto di stabilità per pagarlo. In questo caso anche nella costruzione del mix di fonti di finanziamento è stato un progetto il più possibile condiviso, il più possibile ampio e anche studiato. Prima di affrontare questo tema, quindi il tema del mio intervento, quali sono gli strumenti economici che utilizziamo per realizzare questo investimento e che magari si possono duplicare in tante altre parti d'Italia, volevo analizzare brevemente solo un aspetto e mi riaggancio a quello che diceva anche prima Marco, e cioè il tema della crisi, termine che non vogliamo usare, e anche il tema degli investimenti. Io non voglio parlare della causa-effetto, ma questo grafico in cui si vede un calo molto forte nel tempo, con un picco attorno al 2007 e poi un calo sempre maggiore, è la produzione europea, le due linee sono area euro e area Europa, in investimenti e costruzioni. Guarda caso, la crisi che c'è stata ha seguito esattamente questo andamento, ma ancora una volta non mi interrogo su causa-effetto. È il calo degli investimenti che ha generato la crisi o viceversa? Probabilmente la risposta non è così scontata e mi piace pensare, forse Draghi più autorevolmente lo conferma, che gli investimenti impattano fortemente sull'andamento di un'economia che vogliamo definire industriale. Questo è in Europa. Se guardiamo l'Italia, il dato è ancora più sconfortante e si spiega in vari modi. Si spiega con problemi che hanno a che fare col credit crunch, quindi le risorse finanziarie messe a disposizione delle imprese, o sono elementi che hanno a che fare, se guardiamo invece che questo precipitoso calo degli investimenti anche privati, se guardiamo il calo degli investimenti pubblici, riguardano anche regole come il patto di stabilità o logiche cosiddette di austerity. Non entro nel merito di queste logiche, fenomeno soltanto un fenomeno, cioè guardo come gli investimenti siano calati nel tempo e come queste risorse non siano state rimesse in circolo nell'economia dei paesi e soprattutto dell'Italia, visto che ci occupiamo della situazione nazionale. A questa difficoltà che è cresciuta nel tempo si è aggiunta però, o si aggiunge anche una difficoltà generica di tipo demografico. L'Italia, l'Europa, si diceva prima, è il 40% del welfare mondiale, ma il 7% della popolazione mondiale, ed è una popolazione che invecchia sempre di più, è una popolazione che, considerando un'età media nel 2050 che avrà a livello mondiale 38 anni, è già l'età media europea nel 1990. Quindi in Europa e in Italia in particolare c'è un fortissimo invecchiamento della popolazione. Con dati 2005 l'Italia era il secondo paese al mondo per anzianità della popolazione, 19%, qualcosa oltre i 65 anni. Quindi questo tema, al di là di fare o meno bene, al di là di come viene approcciato, va preso in considerazione, il tema di una gestione sostenibile, qualitativa, di questo argomento, oltre che di servizi sociali in generale. Se però guardiamo quanto costa le spese per la cura degli anziani in percentuale del PIL in Italia, vediamo che è lo 0,14% contro uno 0,41% medio. I paesi scandinavi chiaramente hanno livelli molto più elevati, qui non c'è l'Europa a 28 paesi perché i dati sono del 2008, non c'era ancora la Croazia, però quello che si può vedere è che in realtà poco si spende e non si potrà probabilmente chiedere tanto di più. Quindi l'obiettivo è
con quello che si è in grado di spendere, far meglio o trovare altre forme e altre risorse per poter comunque investire in questo settore, perché comunque va investito in questo settore. Questo era quello che dicevo prima sull'invecchiamento della popolazione. Quindi da questo quadro complessivo, che guardato così in modo pessimistico può sembrare deprimente, ma che in realtà ha in sé la grande forza della possibilità di rimetterci in gioco e quindi di pensare con innovatività al tema, si deve davvero un po' modificare tutto il modo di guardare i servizi sociali, i servizi per gli anziani, e passare non tanto da un servizio rivolto all'individuo man mano che ne ha bisogno su richiesta, ma un ripensamento complessivo della qualità del servizio offerto, ripensamento complessivo che riguarda non soltanto la qualità degli operatori sanitari, che in Italia è alta, in alcune regioni ancora più alta, ma anche guardare a un benessere della persona che non diventa paziente dopo una certa età, rimane persona e ha bisogno di tanti elementi, tra cui anche l'elemento bellezza. Quindi questa è la nuova sfida, a questo bisogna guardare con innovazione. In questa sfida il pubblico deve trovare un nuovo posizionamento, perché, o comunque rafforzare il suo posizionamento, perché è dal pubblico che parte questo tipo di approccio di investimento, ma anche il privato può intervenire ed è intervenuto fino ad ora nelle varie fasi anche solo di progettazione di questa iniziativa, perché il contributo in termini di imprenditorialità o il contributo in termini di innovazione, di efficienza o anche solo di innovazione e nuove idee è un contributo molto prezioso che va colto. In passato, riporto qui in una foto, tutte le foto della presentazione sono di Gianni Berengo Gardin, una foto del Duomo fatta sempre dallo stesso fotografo, perché il Duomo è nato così, è nato da una serie di persone messe intorno a un tavolo dal vescovo della città per dotare Milano di una grande cattedrale, di una grande chiesa. Quali sono gli strumenti? Vado quindi un po' più nel merito dell'aspetto un po' economico. Per sostenere questo progetto servono due tipologie di aspetti, uno più finanziario e uno più economico. Finanziario, devo pagare l'opera, ho bisogno dello stock di risorse per pagare l'opera. Economico, io devo portare avanti un'azienda che ha i suoi costi, dopo dovrà gestire magari un edificio ancora più grande. Questa gestione nel tempo deve essere più economica, nel senso che deve avere o maggiori ricavi o minori costi a parità di servizio offerto e quindi essere più efficiente. Quali sono le proposte per l'aspetto economico, quindi, che sono state studiate all'interno di un business plan, che è naturalmente abbastanza noioso, quindi non illustro, ma che toccano i vari punti, i vari centri di costo di una gestione pubblica e ne ricavano non dei tagli lineari, come in passato spesso è stato affrontato il tema della spesa pubblica, ma imprenditorialmente approccia la gestione di questo settore, in particolare di questo di questa azienda, con l'obiettivo di ricavare delle risorse. Tra queste risorse, quelle ricavate riguardano un efficientamento energetico. Si diceva prima che ci sono tanti edifici in Italia che avrebbero bisogno di questo efficientamento energetico, e d'altra parte l'energia non la produciamo in casa, ma la andiamo a prendere, adesso speriamo che vada tutto bene in Russia, però la andiamo a prendere dall'estero. Operare in questo senso, oltre a un risparmio, potrebbe portare a una forte revisione industriale e potrebbe far ripartire, autofinanziati con dei risparmi, tutta una serie di investimenti nel settore dell'industria edilizia, che è un settore che è stato particolarmente penalizzato negli ultimi anni. Quindi sintetizzo solo questo potenziale margine, ma in realtà nello studio si è davvero andati a guardare ogni possibile forma di risparmio e di efficientamento. E poi c'è l'aspetto finanziario, che qui ho elencato, ma che qui faccio vedere meglio. Quindi dove trovo i soldi per partire, per spendere lo stock iniziale di risorse per realizzare questa ristrutturazione? L'ho rappresentato come una casa, ma un istogramma. Per metà io recupero le risorse con debito classico. Se fossi stato il classico comune, la classica unione dei comuni, avrei chiesto un mutuo, non potendolo ottenere per una cifra di quel tipo,
non avrei fatto l'opera, potendolo ottenere per una cifra di quel tipo non avrei fatto altri servizi. In questo caso quindi si dice riduciamo lo stock di debito che si utilizza per realizzare quest'opera, il resto sono altre risorse. Cosa sono queste altre risorse? In parte sono risorse pubbliche, cioè contribuzioni che comunque si possono reperire a vario livello nel settore pubblico, che qui sono stati simulati, risorse proprie. Le risorse iniziali, che quando si volevano soltanto ridipingere i muri erano già a disposizione della società, e nuove risorse, e qui c'è l'elemento innovativo, nuove risorse che si potrebbero ottenere sotto forma di mini bond. Si parla di povertà nazionale se guardiamo il debito sul PIL, ma quando guardiamo il PIL non diamo un'idea della ricchezza nazionale, perché non si tiene conto anche del risparmio. Non sta esplodendo tutto, vero? Okay. Ok. Si tiene conto del PIL, si tiene conto del fatto che c'è una ricchezza nascosta, sommersa, eccetera, che riguarda il risparmio delle persone. Questo risparmio a volte è semplicemente congelato in un conto corrente, impiegato in titoli magari locali come i mini bond, è possibile utilizzare il proprio risparmio per avere degli interessi positivi più alti di quelli che può dare la banca. Quindi è uno strumento molto utilizzato in Europa, che nel settore sociale sotto forma di titoli di cittadinanza possono essere utilizzati. C'è un parroco in Veneto che con una cosa che ha chiamato buone azioni, che sono questi bond da 100 euro l'uno, è riuscito a realizzare 3 edifici tra centri anziani o altre residenze per disabili, eccetera, spendendo 15 milioni di euro solo di mini bond. Quindi abbiamo una quota minima in questo mix delle fonti. Quindi è un elemento che ha un interesse notevole anche dal punto di vista dei cittadini. Un'altra quota parte deriva dalla raccolta parcellizzata, una quota parte da altre forme di contributi, quindi sono stati poi tutti dettagliati i potenziali sponsor o contribuenti. Una parte da sponsorizzazione da parte delle aziende, anche intesa in termini di, non lo so, metri quadri di pavimentazioni regalate in cambio di uno showroom o in forma di donazione, e questa è una parte molto importante dal punto di vista economico, che ha un impatto forte sia sull'azienda che sull'azienda pubblica che su quella privata, e infine dei contributi da parte di fondazioni bancarie. Quindi studiato così il mix delle fonti comporta minori costi per oneri finanziari, perché non ho acceso un debito molto elevato. Quella parte di prestito che mi arriva dal risparmio dei cittadini ha un costo molto più basso, quindi anche lì sono andata a risparmiare sulle risorse. Ma poi complessivamente l'obiettivo è, utilizzando le aziende del territorio, previ i vincoli chiaramente del codice degli appalti, quindi previ le norme esistenti, fare in modo da prendere questo imponibile e ridurlo in modo da avere una cifra il più sostenibile possibile e il più bassa possibile. Questo comporta, non vi illustro i numeri, faccio soltanto vedere l'impatto economico, comporta che in un primo momento a tutte le attività che già l'azienda svolge si aggiunge il compito di realizzare questa nuova struttura. I primi anni i costi di transizione possono essere un po' più alti, ma poi si appianano. Lo stesso i ricavi, qui tra le altre iniziative ad esempio c'è stata quella di migliorare la rotazione di pazienti, di utenti, in modo da saturare la capacità operativa possibile. E quindi da questo andamento dei costi e andamento dei ricavi si ottiene un margine che è basso, per fortuna, perché l'azienda pubblica non deve avere una marginalità, perché deve reinvestire tutti i costi sul territorio, quindi non deve pagare delle ulteriori tasse, ma spendere tutto a favore chiaramente dei cittadini e del territorio, e si ottiene quindi una sostenibilità dell'operazione. E vi lascio soltanto con questa frase di Italo Calvino, che riporta la crucialità della domanda del cittadino. È questo che dovrebbero fare le città, è questo che dovrebbero fare la politica, ma la città non è soltanto il sindaco, gli assessori o la giunta dell'unione dei comuni, la città sono tutti quanti i cittadini che partecipano a realizzare ogni attività che viene svolta sul territorio. Grazie. Grazie alla dottoressa Paola Matino dell'UEL.
Quindi dopo il matrimonio psicologico di junghiana memoria, il matrimonio economico in questo abbraccio, speriamo virtuoso, fra il pubblico e il privato. Ma non ci stanchiamo di essere pragmatici. Dopo questo aspetto sicuramente quanto mai divulgativo, molto bene spiegato ma assolutamente tecnico e importante, c'è una parte strutturale anche da valutare, ed ecco perché chiamo questa volta Ordine Manfroni, l'ingegnere Ordine Manfroni del MEV, Manfroni Engineering Workshop, per quello che riguarda appunto la parte strutturale. Ecco a voi Ordine. Allora, grazie, intanto buonasera a tutti. Sono un ingegnere, in questa bellissima presentazione che sto vedendo è anche molto molto affollata per tutti quanti voi che siete presenti qua. Sono ingegnere, nessuno è perfetto come si dice in questi casi, e vi faccio vedere alcune cose che riguardano intanto i lavori che abbiamo realizzato e che ho realizzato, ma parlo sempre abbiamo realizzato, perché se uno non avesse la squadra dietro che lo segue non farebbe nulla di questi tempi. E soprattutto lo vorrei mostrare in senso critico, perché in base a quell'esame lì poi dopo vedrete, arriveremo a una conclusione che riguarda questo lavoro specifico di cui stiamo parlando. E cosa ho fatto? Come ingegnere abbiamo realizzato alcune cose, per esempio tutte le facciate che voi conoscete, immagino benissimo, di stazione Tiburtina, con tutte le problematiche che abbiamo avuto, acciaio, vetro, tutte le questioni che potete immaginare, contatti, interferenze, discussioni con ferrovie, eccetera eccetera. Non vi farò vedere cose che sono strettamente ingegneristiche, numeri, grafici o altre cose, quindi tranquilli e rilassati. Altre cose, per esempio, coperture. Questa è la copertura che abbiamo realizzato al Museo dei Bronzi di Reggio Calabria, è unica del suo genere, si chiama Tensegreti, e anche questa è fatta in maniera molto particolare, con acciai speciali, vetri speciali, eccetera. Quindi c'è una grossissima componente di ingegneria. Vado velocemente, non voglio annoiarvi. Coperture, per esempio, come questa che è stata fatta a Milano, che sembra quasi una tenda, fatta anche questa di acciaio e vetro, è una copertura di una corte interna di un edificio. E vi lascio immaginare chiaramente le problematiche. Quando dico abbiamo progettato questo, non è che siamo stati solo dietro un tavolino a fare due conti. Assieme agli architetti, sempre a braccetto e con tutte le altre figure professionali, abbiamo sempre discusso sin dall'inizio delle tematiche che potevano, come dire, portare all'ottimizzazione del progetto, quindi materiali, schemi strutturali, calcoli ovviamente, eccetera. Questa, per esempio, è un'altra cosa che non c'entra nulla con le cose che ho fatto vedere prima, è il padiglione della Russia alla Biennale di Venezia di 2 anni fa. Assieme a un architetto, Sergei Choban di Mosca, l'abbiamo seguito dall'inizio alla fine, tutto, compreso questi codici QR, che sono tutti questi codici che vedete proiettati su queste pareti, retroilluminati, e quindi noi in ufficio non sapevamo, se non così, perché l'abbiamo visto sulle riviste, non sapevamo cosa fosse un codice QR. 3 ore abbiamo capito tutto, perché a un certo punto ci si informa, quindi abbiamo visto che era possibile realizzare anche quelle sui telefonini, quindi fare letture di questi codici, poter avere addirittura la stampa di questi codici. E anche qui c'è una grande componente ingegneristica, cioè c'è un dialogo, non c'è un calcolo solo. Certo, c'è anche un calcolo, c'è un disegno, ma c'è un dialogo sempre con tutte le figure professionali, a partire dal committente. Non potevo non ricordare questa, assieme a questo portoghese che è qui presente, abbiamo ho avuto la fortuna e l'onore di collaborare per questa che è la moschia di Strasburgo, quindi concorso vinto, e qui c'è stata una grossa componente ingegneristica, anche solo per il fatto di sorreggere questa grande cupola con una struttura che è fatta con una sorta di guscio metallico con concavità rivolta verso il basso, che è la volta all'interno della grande hall, di grande volume all'interno della moschea, e vedete ci sono delle funi che al contrario invece sorreggono la cupola verso l'alto, quindi un mix di elementi compressi e elementi tesi, con tutto anche qui un simbolismo chiaramente che è strettamente legato al tema, in questo caso della moschea. Altri elementi, per esempio, vedete, questa è una facciata di acciaio vetro, è la Costa Crociere, la sede di Genova. Francamente questa l'abbiamo realizzata prima che quella famosa nave capotasse, si ribaltasse all'isola del Giglio,
E anche qui i materiali sono speciali, perché il vetro non è il vetro quello che tutti quanti noi o voi conoscete, quello di casa nostra. Sono vetri molto speciali, con trattamenti particolari, con anche interlayer, quindi sono una sorta di sandwich, ok, dove in mezzo viene messo un prodotto, in questo caso per esempio un prodotto che fa la DuPont americana, quindi sono prodotti che vengono utilizzati in ambiente fortemente, come dire, sollecitati, come per esempio le azioni dovute all'uragano. Io ho adoperato vetri di questo genere in Florida per fare facciate contro l'uragano, che veramente sono situazioni estreme che noi non conosciamo ancora, però di questi tempi le cose stanno cambiando, visto che ogni tanto arriva qualche tromba d'aria o qualcosa che ci fa ricordare che stiamo diventando un paese caraibico. Facciate di questo genere, questo invece è una passerella, quindi anche qui c'è una grande componente ingegneristica. E sulla passerella, che è un tema che io amo in modo particolare, ci sarebbe da spendere tantissime parole, perché la passerella è un elemento vivo, è un elemento che io percepisco, è un elemento che risponde ai miei movimenti, è un elemento che ha bisogno di tante cure, più di quelle che potrebbe avere un edificio tradizionale. E per questo ci sono delle situazioni sincronizzazione, si chiama, e su questo ritornerò anche dopo, che vorrebbe dire, voi avete presente probabilmente il Millennium Bridge, no? Dopo l'inaugurazione di quella passerella a Londra, il giorno dopo l'hanno chiusa, perché la gente camminando praticamente oscillava a destra e a sinistra, e a mano la gente camminava e andava a destra e a sinistra, la passerella si muoveva ancora di più a destra e a sinistra, e questo continuava la gente a trovare l'equilibrio e cercare di stabilizzarsi. Quella si chiama sincronizzazione, che è una cosa che fisicamente esiste, perché l'abbiamo vista tutti, no? sui giornali, quando c'è stato questo fatto clamoroso, ma non è solo un fatto fisico, la sincronizzazione avviene anche in ambito sociale, cioè la sincronizzazione delle persone, per cui tutto può ruotare attorno a un'idea, un team di progettazione, e ritorno chiaramente sul tema nostro, un team di progettazione che può sincronizzarsi su un'idea, non è una cosa banale, è una cosa che avviene, come avvengono fisicamente questi fenomeni, avvengono anche socialmente, ed è quello al quale bisogna mirare, perché la sincronizzazione non è un obiettivo sparato là, nel cielo da qualche parte, è un obiettivo comune sul quale tutti trovano un accordo e il progetto viene fuori solo a seguito di una cosa di questo genere. Quindi la passerella è un tema che amo in particolare, questa la stiamo realizzando, qui siamo sopra la stazione di Terni, quindi già sono entrate le macchine per fare i pali. Giusto per darmi un'idea, è lunga quasi 200 metri e ha quei piloni centrali che sono alti quasi 60 metri, quindi è un oggetto abbastanza particolare. Coperture, vedete, anche qui molte cose particolari, eccetera, eccetera. Questa è una di quelle facciate che vi dicevo prima, qui siamo a Miami, in Florida. Vetri curvi, dettagli, situazione molto particolare, come vedete, mi ha detto che il puntatore non funziona qua, arrivo alla vecchia maniera col dito. Anche oggetti particolari custom, cioè... seguendo l'idea o se vogliamo anche la volontà sia del cliente o anche del progettista, il nostro compito è anche quello di arrivare alla soluzione che possa essere condivisa, ma soprattutto ingegnerizzabile, cioè fattibile alla fine dei conti, quindi deve essere realizzabile anche in termini economicamente sostenibili, ovviamente, perché se i fondi fossero infiniti probabilmente saremmo bravi a far tutto, invece così non è. Allora, l'ingegnere, questo signore che ci sta salutando non è un ingegnere, si trova in un ambiente ostile, si trova in un deserto, e vi dico, quel cammello sul naso ha un'antenna satellitare, sulla gobba il cammello ha un pannello fotovoltaico, nel deserto il sole non manca, quei due cesti laterali sono due frigoriferi, quel signore è un medico. È un medico che va da un villaggio all'altro a portare le medicine per i bambini che hanno bisogno chiaramente di cure. Non è un ingegnere, ma è più di un ingegnere. Cioè lui è riuscito in un ambiente di quel tipo lì a trovare una soluzione ingegneristica sfruttando cosa? Sfruttando le caratteristiche del posto, i mezzi resi disponibili al posto, il cammello, o un dromedario, non lo so, vabbè, quello che è, e la tecnologia, la conoscenza, la scienza. Vabbè, grazie. E questo è più di un ingegnere, cioè noi dovremmo fare così, cioè non sono un ingegnere, io chiaramente quando presento questo lo faccio in riferimento alla mia attività professionale, che è quella di ingegnere, ma
la vita di tutti quanti noi giornalmente, che dovrebbe portarci a trovare soluzioni adeguate, che sono sempre poi dei compromessi tra le conoscenze acquisite, scientifiche, tra le tecnologie, tra la disponibilità, eccetera. Per essere bravi, noi ingegneri cosa abbiamo fatto? Ci siamo barricati dietro a una montagna di normative. Siamo stati veramente bravi. Tutte queste scritte qua, adopero le tecnologie, tutte queste righe qui, che non riesco a leggere neanche io da qua vicino, sono delle leggi, ma non il testo della legge, il titolo. Una riga, aiuto, ogni riga è un titolo di una normativa. Queste sono alcune delle normative, ci sono le norme UNI, decreti ministeriali, CNR, norme comunitarie, è un disastro, ce ne sono tantissime. E qui non ricordo, il titolo va da qui a qui, poi c'è un'altra colonna, cioè per dire, sono tantissimi veramente. Allora, quei due signori lì non sono due ingegneri disperati, sono due broker. Sono due broker che, e questa foto l'ho presa io su un giornale tempo fa, sono due broker che mostrano quell'espressione quando Wall Street è andata giù, un po' di anni fa, il crollo di Wall Street. Ma non sono americani, sono di Berlino. Perché dico questo? Allora, la loro espressione è sintomatica del fatto che una cosa, un disastro che è successo a 10 ore di distanza di aereo ha mandato in crisi la loro banca a Berlino, che è fallita. E loro sono disperati. Due aspetti. Primo, il collegamento, le reti, l'interconnessione. Secondo, l'atteggiamento, la disperazione. Ma un ingegnere probabilmente dovrebbe avere un'espressione del genere quando è crollato qualcosa, non di fronte a un problema da risolvere, non può essere così. E allora, quali sono le figure che oggi intervengono in un atto di progettazione? Beh, tre, come è sempre stato. Come una volta c'era un committente, chiaro, uno che ha un'idea di fare qualcosa, in genere anche colui che paga, c'è l'architetto e c'è l'ingegnere. In sequenza, in passato è sempre stato un fenomeno, diciamo un passaggio sequenziale. E oggi non sono tre, saranno trentina queste persone qua, perché il committente oggi potrebbe essere anche più di uno, adesso non sto parlando di questo caso specifico, ma in generale. Ci sono committenti che poi sono fatti di banche, sono fatti di tante altre persone, figure che possono intervenire, diciamo, nella realizzazione di questo progetto. L'architetto è un team di progettazione, sto parlando anche di progetti molto grandi, non parliamo dell'ingegneria, dagli impiantisti, geologi, acustica, cioè, sono tantissimi, cioè la specializzazione, anche scolastica, ha portato a un proliferare di figure professionali, sono tantissime, non sono più tre, minimo 30 per i grossi progetti, sto dicendo 30 per, mi intendete. Allora, che cosa succede? Succede questo. Matisse, periodo che amo, periodo fine 800, primo 900, quindi periodo espressionista, impressionista, chiedo scusa, ho un direttore qua che è impressionista. Questo mi sembra che sia attorno al 1910 o giù di là. La danza, allora, persone che danzano, quindi la circolarità, il ritmo, il gruppo, l'azione che viene fuori dal gruppo. Danzano su cosa? Danzano sul mondo, che è questa sorta di pallone, ok, un po' morbido, su cui appoggiano i piedi, proiettati su uno sfondo, l'universo. Quindi lo slancio anzi verso l'alto, verso una direzione unica. C'è un altro tema importante, che è la circolarità in questo caso, qui è leggermente interrotta, ma c'è un aiuto, quindi c'è anche un gesto etico di collaborazione per partecipare tutti assieme a questo movimento circolare. Il team, non solo di progettazione, ripeto, in senso lato, dovrebbe essere questo. Cioè lo spirito collaborativo per riuscire ad arrivare a risultati, che non è, ripeto,
confinato soltanto nel gruppo di progettazione, ma deve essere esteso anche a coloro che partecipano fisicamente a realizzare poi l'opera, a coloro che anche possono arrivare a finanziare l'opera. E quindi che ci vuole? Ci vuole il direttore d'orchestra. E torna il discorso della sincronizzazione, tema molto caro a me dal punto di vista ingegneristico. La sincronizzazione, cioè la possibilità di muoversi in maniera sincrona e arrivare a un risultato. Voi non credereste se vi faccio vedere adesso un filmato, dura 2 minuti, che io ho visto per la prima volta quest'anno a un congresso di passerelle a Londra, Footbridge, dove un professore giapponese ha fatto vedere questo. Sono, mi pare che siano 32 troni, tutti sincronizzati in questa maniera, lanciati casualmente, tutti quanti appoggiano su un unico palco, che è una pezzina di tensione, il quale proprio poi, che lateralmente, facciamo noi ingegneri, poi sono verso la fine. Allora, tutto quello che facciamo è riassunto qua. L'ingegnere è chiamato per dare sicurezza di quello che fa. Se voi andate da un ingegnere, vostro amico, e dice fatemi il progetto della casa, lui non è che poi sotto vi fa sottoscrivere una liberatoria perché dice la sicurezza io non me la prendo, te la prendi tu, non esiste. L'ingegnere deve dare sicurezza di quelle cose, ok? Robustezza. Allora, la robustezza è la sicurezza quando è successo qualcosa di grave, sono ancora in grado di stare in piedi, di riuscire a resistere. Ci sono stati dei fenomeni per cui una bomba del gas è esplosa vicino a un pilastro, ha fatto crollare un palazzo intero, non deve succedere quello. Quello è un errore grave, per l'amore del cielo, nessuno è perfetto, può succedere a tutti, per carità. Non deve succedere, però non è quello il criterio per cui dobbiamo giudicare la robustezza, cioè deve superare quel test. L'efficienza, è chiaro, noi siamo, voi siete seduti su questo solaio,
se piazzasse tutti quanti insieme e avvertisse il solaio che si muove, sarebbe un disastro. Quello non è efficiente, non va giù, non ci facciamo male, ma non funziona, quindi la macchina non funziona, quindi deve essere efficiente. E da ultimo, ed è la cosa più importante, la manutenzione ordinaria. Ora, la manutenzione, il concetto di manutenzione è entrato, cioè è sempre esistito, diciamo teoricamente, ma nel corpus normativo è entrato recentemente, in maniera molto chiara. La manutenzione viene rappresentata qua con queste due righe che ho riportato, e ve le leggiamo insieme. Quindi la manutenzione ordinaria consiste in quell'insieme di attività necessarie affinché la struttura possa essere usata, per lo scopo al quale è destinata, in condizioni di sicurezza e efficienza durante la sua vita nominale. Una casa viene progettata per 50 anni, ne dura 200, però per 50 anni basta una manutenzione ordinaria perché sia efficiente, sicura e robusta. Poi uno non lo fa, è un altro discorso. Ma questi concetti, che sono l'estrema sintesi delle nostre normative, ce li ritroviamo noi, nel nostro corpo. Il nostro corpo deve essere resistente, efficiente. È la manutenzione. Ma la manutenzione, io scusate, non ho l'abilità di Paola nei numeri di questo genere, l'ho preso da internet, mi fido, ma non guardiamo il valore. La spesa per la salute, quindi io l'ho preso pari pari, non guardo nulla. Insomma, Stati Uniti sono là, noi siamo qua verso la parte bassa, ho tolto un sacco di righe perché erano tantissime, mi pare di ricordare che il Burundi stava tra i primi lì, quindi noi siamo un pochino più in giù. E quella è la distribuzione spaziale. Cioè noi stiamo spendendo tantissimo, adesso lasciamo stare il numero, tantissimo per la salute. Bene o male, non è questo il punto. E per gli edifici? Quindi è la stessa cosa. Allora, arrivo a questo. Questa è una estrema sintesi di il professor Portoghese, penso che lo sappia molto bene di cosa stia, a cosa mi stia riferendo, anche perché lui stesso mi aveva presentato questa poesia, questo straccio di poesia, che è stata scritta da un poeta persiano, Rumi, nel 1200, quindi non ieri l'altro. E la leggiamo assieme, perché con questo dovrei terminare, e dice, recita in questa maniera: sono morto come minerale e come pianta sono sorto. Sono morto come pianta e ancora risorto come animale. Sono morto come animale e risorto come uomo. Perché temere allora di divenire meno morendo? Ancora una volta morirò come uomo per risorgere come un angelo, perfetto dalla testa alla punta dei piedi. Ed ancora, quando come un angelo soffrirò la dissoluzione, muterò in ciò che supera l'umano concetto. Eravamo minerali, siamo diventati vegetali e infine animali. Allora, vedete, l'ingegneria è, diciamo, la parte, è l'uomo, cioè la parte fisica delle nostre cose, la parte umana, sociale, eccetera, alla fine viaggiano in sintonia. E quindi, alla domanda, ma perché un ingegnere dovrebbe mettere tanta attenzione a questo progetto? Domande che siamo fatti, no? Tanto per questo, in contrapposizione a quello che ho fatto vedere all'inizio, le facciate in vetro, per l'amor del cielo, sono anche la mia passione, però quelle tutto sommato sono regolate da scelte più legate all'aspetto commerciale delle cose, vuol dire stiamo parlando di centri commerciali e cose. Questo invece, questo involucro, questo oggetto qua di cui stiamo parlando oggi, questo edificio, è esattamente un perfetto connubio tra il contenuto e il contenitore. Hanno la stessa mentalità, ragionano la stessa maniera, hanno le stesse esigenze. Quindi il contenitore, di cui io rispondo dal punto di vista ingegneristico strutturale, per l'amor del cielo, ma nel scegliere le strutture, qui metteremo la massima cura cercando di fare al meglio, pensando a come il contenuto all'interno si evolve, ma comunque insomma vive il suo tempo, e alla stessa maniera la struttura esterna deve comportarsi di conseguenza. Non voglio annoiarvi di più, vi ho promesso che non vi facevo vedere dei numeri di ingegneria, vi ho parlato soltanto di concetti. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie all'ingegnere Ordine Manfroni e alla sua capacità di catturare emozioni, come
Come era stato detto, sia nella danza di Matisse che nel singolarissimo filmato abbiamo colto il motto darwiniano dell'importanza dell'adattamento, non è la specie forte che vince ma quella che si adatta all'ambiente. Insomma, il topolino c'è ancora, il dinosauro si è estinto, dobbiamo a volte anche essere topolino. Beh, insomma, Dulcis in fundo, è veramente è inelegante fare delle classifiche, anche perché abbiamo delle signore, però insomma è piuttosto evidente che abbiamo veramente un archistar, abbiamo un personaggio straordinario, e quindi insomma basti dire, insomma, è che già direttore della Biennale di Venezia, prima parlavamo un attimo, ci siamo intrattenuti in una conversazione simpatica e mi ricordavo fra le righe che è comunque chi è stato chiamato come consulente addirittura per quello che riguarda il restauro di Pompei, quindi vi lascio immaginare veramente, non c'è bisogno di presentazioni, vi chiedo solo un applauso per il professore architetto Paolo Portoghesi. Come vedete siamo a Vignola, questa è una delle torri che caratterizzano il punto in cui Vignola dimostra in modo più chiaro la sua identità, è un'immagine che chiunque ha visitato Vignola rimane nella sua mente come ricordo. Qui rivedete l'amico Manfroni in una inquadratura che mette in rilievo come l'omogeneità del materiale usato abbia conferito un particolare prestigio. In fondo questa immagine richiama un po' la pittura metafisica di De Chirico. È un enunciato quasi matematico di quantità, di superfici, di tessitura. Ancora un'immagine eloquente in cui si vede la ricchezza di situazioni spaziali tipici di questa architettura, cioè questo portico che rappresenta in fondo l'appartenenza alla città, poi c'è quei barbacani che sostengono un percorso in alto che consente di guardare dall'alto, il percorso delle vedette. C'è evidentemente una volontà difensiva che si esprime attraverso l'architettura, ma c'è anche una grande serenità. Questi volumi sotto il sole danno la sensazione di raggiungere una straordinaria armonia. Ancora un dettaglio che fa vedere come oltre all'armonia ci sia anche l'ironia in questa architettura di Vignola. Ma passiamo al problema concreto. Si trattava, come sapete, di modificare, ristrutturare un luogo di assistenza e di cura, un luogo importante della città che ha assunto una sua fisonomia. Qui vedete l'immagine dall'alto, vi rendete conto chiaramente di come si tratti di un edificio composto di corpi di fabbrica paralleli, immerso almeno in parte in una zona verde. Di questa zona verde, la parte che qui vediamo più sul basso a sinistra, è stata recentemente ristrutturata in modo molto convincente, creando uno spazio di soggiorno all'aperto. Questo è uscito dall'ordine, scusate. Ecco, avete visto l'istituzione. Questo invece è il centro storico di Vignola. La rocca sta qui sul basso, quindi siete già stati introdotti a questa realtà, una realtà come vedete estremamente compatta, razionale, ma nello stesso tempo flessibile. È una forma organica, potremmo dire. Sono tanti avvolgimenti che partono da un polo centrale, che è la piazza. C'è una strada principale, ci sono delle strade secondarie, una specie di lisca di pesce
qualcosa di immediatamente comprensibile, schematico, un ideogramma potremmo dire. Ecco qui le due realtà messe insieme, da una parte il centro storico con la sua organicità, dall'altra quel complesso che abbiamo visto in precedenza, sono abbastanza vicini e abbastanza lontani. Allo stato attuale non dialogano, e fondamentalmente la città moderna che è nata fuori è tanto più grande di quella antica quanto è meno bella di quella antica. È triste, ma dobbiamo riconoscere che i nostri antenati sapevano costruire le città e noi invece abbiamo perso questo segreto. Riusciamo a fare delle belle architetture molto spesso, specialmente quando sono isolate nel verde, ma non riusciamo invece a creare quella continuità di sensazioni che sono indispensabili per dare alla città il senso dell'unità e dell'organicità. Ma accontentiamoci della città in cui viviamo, perché non possiamo rifiutarla, dobbiamo invece assumerci la responsabilità di migliorarla per quel tanto che è possibile. E io credo che questo progetto è proprio un tipico esempio di volontà di miglioramento di uno degli elementi della città, tenendo conto della città nel suo complesso. C'è la volontà di migliorare la vita delle persone che vivono al suo interno. E questo si è manifestato attraverso una serie di tentativi, di esperimenti, e quello che io vi illustro oggi è un momento di questa volontà di cambiamento, di questa volontà di migliorare la vita, perché io credo che il vero modo di essere moderni è proprio questo, cioè utilizzare la nostra possibilità, le nostre possibilità nei diversi campi per migliorare la vita dell'uomo. Altrimenti perché cambiare? La ragione del cambiamento è essenzialmente il miglioramento. Molto spesso non ci riusciamo, ma questo non deve spaventarci. È un compito difficile e va affrontato con grande consapevolezza. Ecco, questa è la facciata dell'edificio come è attualmente. Come al solito siamo di fronte all'evidente predominio dell'automobile sulla scena urbana. L'edificio è un edificio a tre piani, non ha una grande consistenza, gli alberi intorno, ci sono dei cedri antichi, sono abbastanza cresciuti da creare intorno all'edificio una situazione dominata dalla natura di notevole interesse. Ecco, naturalmente negli ultimi anni si è andati avanti ristrutturando un po', affrontando il problema per parti. Questa è una delle cose delle ultime corpi di fabbrica costruiti, che non fa che ripetere in un certo senso le caratteristiche degli altri e non si pone ancora il problema di un miglioramento complessivo. È un miglioramento basato sulla creazione di nuovi spazi a disposizione, quindi sicuramente un vantaggio, ma è appunto un miglioramento settoriale, non influisce sul resto della struttura. Adesso facciamo una breve visita al suo interno. Io l'ho fatta e sono rimasto meravigliato e affascinato, perché in realtà questa volontà di migliorare la vita di chi ci sta dentro è già l'elemento presente, con forza. È un elemento che si riversa sulle pareti degli spazi interni attraverso la decorazione. Noi nella modernità abbiamo un po' respinto la decorazione perché ci è sembrato qualcosa di superfluo nella nostra superbia di volere una bellezza assoluta. In realtà la decorazione è particolarmente utile quando
l'ambiente in cui viviamo non è completamente soddisfacente. La decorazione ne corregge alcuni aspetti. In questo caso, per esempio, proietta la presenza umana, i sentimenti, i gusti delle persone sulle pareti di un edificio che invece, se lo spogliamo di questi aspetti decorativi, è di una freddezza, di una anonimità impressionante. Ecco, quindi che cosa ci insegna la visita a questo luogo? Ci insegna anzitutto a rispettare e ad ammirare la cura che le persone che assistono i malati e i vecchi prodigano nel cercare di rimediare alla freddezza di un ambiente anonimo, alla sua mancanza di qualità. E anche stanno a dimostrare una capacità di collaborazione con i malati, perché si capisce chiaramente che molte di queste decorazioni sono legate a degli eventi che sono avvenuti all'interno del luogo, in cui c'è stata partecipazione, c'è stato coinvolgimento da parte dei malati. Ecco, qui vedete con quanta frequenza e con quale ricchezza, per esempio, il colore è amministrato attraverso questa decorazione. Qui vedete i corridoi sono una delle invenzioni più pestifere, perché sono utili, tutti quanti sappiamo che sono utili, però sono anche appunto mortificanti, perché insomma ci seguono mentre camminiamo, ma nello stesso tempo ci fanno capire che siamo stretti dallo spazio solo per camminare, insomma che non possiamo fare nient'altro che spostarci da una parte all'altra. Ecco, qui naturalmente anche qui le pareti si arricchiscono di immagini in cui il colore è presente proprio perché reagisce al grigiore, in un certo senso, degli ambienti. Ecco, qui la fotografia è un altro strumento formidabile di dialogo, uno strumento che ci consente di ricordare e quindi alle persone che vivono dentro un luogo di sentirsi particolarmente legate a questo luogo attraverso gli eventi che hanno vissuto al suo interno. In fondo c'è un processo di immedesimazione nell'architettura che tutti noi viviamo. La casa non è soltanto il contenitore della nostra vita, è anche uno specchio dell'anima, è, diciamo, il luogo dove si concentrano una serie di sensazioni fondamentali per la nostra vita. 100 anni di Lucia. Ecco, una testimonianza appunto di come la vita che si svolge all'interno di questa casa non è una vita in cui gli individui si isolano, ma in cui c'è una capacità di convergenza, c'è un desiderio e un piacere di stare insieme. Ecco, naturalmente in un luogo come questo dove si vive si mangia anche, e mangiare è una delle attività dell'uomo in cui meglio si esplica la sua sensibilità, quindi ecco, questo menù è una testimonianza di vita vissuta all'interno di un'istituzione. Ecco, ma probabilmente la cosa più commovente di queste decorazioni è proprio questa, cioè sono delle vetrate realizzate certo con economia ammirevole di mezzi, perché sono, come vedete, addirittura, diciamo, la caratteristica del vetro percorso da strisce è stata utilizzata come se ci fosse una veneziana dietro. Ecco, questo sta a dire con chiarezza che le persone che abitano dentro questa casa vorrebbero che la casa rispondesse ai loro desideri, li ascoltasse, vorrebbero che la casa diventasse sensibile, che fosse un luogo dove ci sono più occasioni possibili di vita vissuta. E
il problema di ristrutturare ha suggerito a un certo punto di utilizzare quello che è tipico dei giovani, in modo particolare degli studenti, cioè la capacità di fare delle ipotesi in avanti, la capacità di individuare delle possibilità nuove, non, come dire, frenate dalla ragionevolezza così tipica di chi, dei tecnici del mestiere. Quindi si è pensato di utilizzare il contributo dei giovani di una scuola di architettura di Milano che hanno dedicato un semestre della loro attività alla riprogettazione dell'istituto. Vi mostro rapidamente alcuni dei progetti perché sono diventati una parte significativa del percorso che abbiamo fatto fin qui e ci auguriamo che possano continuare ad essere importanti anche per il resto del percorso. Ecco, questa è una soluzione, se vogliamo, radicale. Si rinnova tutto completamente, si crea un organismo diverso con una logica distributiva molto forte che manca all'edificio esistente. Questa è una delle soluzioni più ardite. Al di sopra dell'edificio esistente si costruisce una forma completamente nuova che ha al di sopra una specie di terrazzo che può diventare una passeggiata all'aperto. Ecco, qui il giovane ha voluto marcare la differenza, cioè ha creato, come vedete, un involucro attraversato dalla luce, un involucro continuamente forato. La riconoscibilità dell'esistente è soprattutto nella parte davanti, nei due corpi di fabbrica colorati. Il resto sono aggiunte volumetriche ai volumi esistenti. Questo è un progetto che utilizza gran parte della volumetria esistente, ma la riorganizza attraverso una serie di parti che non hanno gran bisogno di spiegazioni. Questo è una ipotesi interessante di inserire un corpo di fabbrica nuovo. Ecco, naturalmente è ammirevole come ciascuno degli studenti abbia saputo esprimere il suo gusto, la sua personalità. Probabilmente tra gli studenti che hanno partecipato a questo lavoro ci saranno dei futuri architetti di qualità. Sicuramente è stato un interessante esperimento per ricevere appunto degli impulsi, per ricevere delle proposte. Naturalmente non si tratta di prove per un progetto, perché il progetto, come cercherò di spiegare, deve scaturire non soltanto dalla volontà di un singolo individuo, dalle capacità di un architetto, ma deve scaturire da una coralità, cioè da una consultazione tra specialisti di diverse discipline che riescano a coinvolgere nella progettazione anche le persone interessate, cioè coloro che vivono all'interno della struttura. Ecco, questo è un ideogramma che fa capire come io abbia cercato, raccogliendo un po' le proposte degli studenti, di tradurle in una ipotesi in avanti abbastanza univoca, cioè individuando gli elementi essenziali che possono presiedere alla ristrutturazione. Quello che in un certo senso i progetti degli studenti non avevano messo a fuoco con forza sufficiente è il problema del rapporto con la città. Sicuramente questa è una delle esigenze fondamentali, perché l'abbiamo visto anche nel programma economico: se si vuole coinvolgere la città nei costi,
anzi addirittura non la città ma il territorio nei costi, dobbiamo anche dimostrare l'appartenenza di questa nuova struttura a un organismo complesso che ha anche i suoi aspetti economici. Quindi il rapporto con la città secondo me deve diventare uno dei segni dominanti del nuovo intervento, il quale tende a caratterizzarsi come luogo pubblico aperto alla città, cioè in cui si possano ospitare delle manifestazioni che hanno valore urbano e che quindi vedano l'incontro come non soltanto un'aspirazione, ma una realtà concreta, l'incontro tra le persone che abitano e che desiderano l'incontro e tra le persone che vengono da fuori e allo stesso tempo cercano questo incontro. Ecco, spazio pubblico aperto, uno spazio quindi capace di attrarre, che abbia una sua forza centripeta, è un percorso di sensibilizzazione che unisca l'assistenza, l'integrazione a una qualità della vita ottenuta attraverso l'arricchimento delle offerte di servizio. Le offerte di servizio attualmente sono limitate, la valorizzazione di questo aspetto è un elemento essenziale per arrivare a un progetto che corrisponda alle esigenze. Però ripeto, il progetto non è quello che io vi farò vedere adesso, ma è quello che nascerà da questa struttura che qui è rapidamente rappresentata attraverso un disegno, cioè un tavolo intorno al quale far sedere specialisti di diverse discipline che possano dare un apporto e soprattutto che possano verificare ciascuno dal suo punto di vista l'immagine di partenza, diciamo l'ipotesi di lavoro che verrà presentata. Sì, all'architetto spetta questo onere, d'altra parte non c'è dubbio che l'architettura ha sempre svolto questa funzione provocatoria, quella di porre il problema e di presentare una soluzione in attesa di verifiche, quindi una ipotesi metaprogettuale potremmo definirla. Ecco, accanto all'architetto, in una tavola rotonda in cui non c'è gerarchia ovviamente, ci sarà lo psicologo, lo psicopatologo, ci sarà, io ho messo anche il filosofo, perché no, certamente il gerontologo, il sociologo, il neurologo, insomma sul numero e sulle caratteristiche delle persone che sederanno intorno alla tavola rotonda si potrà discutere, sicuramente saranno molti di più di quello che io ho individuato in questo schizzo, ma la cosa importante è che questa tavola rotonda avrà in un certo senso un rispecchiamento, avrà il suo rovescio, se vogliamo, la sua anima in un'altra tavola rotonda in cui siedono le persone che vivono dentro questo edificio e in modo particolare quelli che curano, quelli che assistono, quelli che hanno grande esperienza delle esigenze, dei bisogni, dei desideri delle persone che passano all'interno di questa istituzione una parte della loro vita. Ecco, l'architettura ha sempre scelto come strumento fondamentale di comunicazione la metafora, cioè l'architettura somiglia sempre a qualche altra cosa. Se voi osservate, non c'è edificio che non faccia pensare appunto a qualcosa d'altro. Può essere un valore simbolico basato su una convenzione, cioè si sa, che so io, che la conchiglia è il simbolo di eternità, però non tutti lo sanno. Questo tipo di simbolismo crea spesso una barriera di incomprensibilità tra l'architetto e la persona che fruisce dell'architettura. C'è però un altro tipo di metafora e di simbolismo, che è il simbolismo intuitivo. Ed è soprattutto a questo che abbiamo pensato di fare riferimento.
Ecco, per esempio un cerchio non c'è dubbio che ha un grande significato nel suggerire l'idea della centralità, nel suggerire l'idea della perfezione, nel suggerire l'idea di una comunicazione continua, così come l'abbraccio, cioè un semicerchio o tre quarti di un cerchio, immediatamente suggeriscono l'idea delle braccia che si uniscono per salutare o per abbracciare. Così la linea inclinata rispetto all'orizzonte acquista un valore significativo di indice, cioè indica una direzione. Come vedrete nel progetto c'è un corpo di fabbrica più significativo, emergente, che è orientato nord-sud e quindi realizza un corpo di fabbrica che potrà essere per esempio utilizzato anche per i pannelli solari e quindi diventare una struttura di raccolta dell'energia solare. Altre metafore importanti sono quella dell'integrazione, per esempio, quindi la polarità. La polarità in questo caso è molto importante perché noi vogliamo l'incontro tra una comunità particolare come quella che è ospitata nell'istituzione e la comunità complessiva del territorio, quindi vogliamo in un certo senso un'integrazione tra opposti, tra giovani e vecchi, tra fortunati e sfortunati, tra abili e disabili e via dicendo. Ecco, questa è l'idea che rappresenta la connessione tra le metafore. Da una parte l'abbraccio, un portico, il portico ha anche un valore simbolico perché richiama proprio la comunità monastica, e viceversa il corpo di fabbrica sollevato da terra che unisce tra loro i corpi scale dei vecchi edifici e che quindi ha la funzione di raccogliere in sé tutte quelle parti che mancano all'edificio esistente e che possono arricchire di nuove strutture sperimentali la casa di riposo. Accanto al, ecco, qui vedete il corpo di fabbrica con i pannelli solari e vedete anche il portico. Dietro al portico è pensato una struttura ricettiva, una specie, una sala in cui appunto si possano svolgere manifestazioni di interesse urbano e che quindi rappresenti l'ospitalità offerta dalla comunità assistita alla città nel suo insieme. Ecco, un'altra delle metafore è l'albero. L'albero è una metafora affascinante che ha sempre sedotto i costruttori e effettivamente è una struttura ammirevole che suddivide il carico. Io ho spesso usato questo elemento metaforico perché ritengo che sia adatto a suggerire l'analogia tra l'architettura e l'immagine naturale, il debito che l'architettura ha nei confronti della natura, dalla quale ha ripreso più o meno tutti gli archetipi. Ecco, oggi la struttura metallica consente di interpretare l'albero in una forma anche letterale. Questo è l'aeroporto di Monaco. Un altro degli elementi che ho voluto usare perché ha una forte carica simbolica è lo sbalzo. Lo sbalzo è una possibilità insita nelle tecnologie che si adoperano oggi nell'architettura, e però anche nel suo sporgersi verso il vuoto, nel suo collegarsi con l'immagine naturale, una componente che Frank Lloyd Wright definiva romantica. Effettivamente nella sua biografia Frank Lloyd Wright dice
lo sbalzo è di tutte le strutture la più romantica, quella capace di colpire il sentimento. E come archetipo dello sbalzo parla del cameriere, della mano del cameriere che solleva il piatto, magari correndo riesce a tenerlo in equilibrio. Ecco, questo è un esempio di sbalzo consentito da una tecnologia avveniristica. Questo è un abbraccio invece tradizionale, è una villa di Palladio. Questa è la copertura di uno spazio collettivo realizzato in bambù, ma che ha molti aspetti in comune con quello che abbiamo pensato. Questa è la pianta dell'edificio vecchio e del nuovo. Il nuovo sta sopra e si collega a tutti i corpi scala della parte preesistente. Naturalmente è una quantificazione quella che è stata fatta in questo caso, del tutto provvisoria, perché precede l'aspetto fondamentale della progettazione, che è, diciamo, la raccolta delle indicazioni che verranno dai singoli specialisti. Ecco, comunque qui si vede bene il rapporto tra l'esistente e il nuovo, e diciamo questo aspetto deciso di orientamento verso la città e di accoglienza aperta verso lo spazio stradale. E rimane invece così com'è quel nucleo di soggiorno all'aperto che sta sulla sinistra dell'ingresso. Ecco, questa è la pianta ipotetica del piano di sopra, che oltre ad avere degli spazi chiusi potrà avere una passeggiata all'aperto, panoramica ovviamente. Ecco, qui ci sono delle immagini che anticipano un po' il carro avanti ai buoi, ma serve a capire fino in fondo qual è l'ipotesi di partenza. Vedete chiaramente come il portico possa concretizzare, direi, reificare questa immagine del rapporto con la città attraverso l'incontro delle persone in uno spazio in cui continua il verde, ma nello stesso tempo prevale l'aspetto artificiale delle strutture. Ecco, questa è un'immagine vista dal basso con la metafora dell'albero, e diciamo qui c'è un'ipotesi di collegamento con l'immagine archetipa del castello attraverso l'uso del mattone e dell'acciaio cortenna. Sono appunto ipotesi che hanno solo il valore metaprogettuale di proporre un percorso da fare insieme e da correggere via via attraverso le osservazioni, le critiche, i coinvolgimenti più o meno convinti delle persone interessate. Quindi quello che vi abbiamo presentato non è un punto di arrivo, ma un percorso, una strada che abbiamo percorso fino a un certo punto, che siamo convinti che possa diventare un'immagine capace di comunicare non soltanto la soluzione di un problema locale, ma piuttosto la volontà di affrontare uno dei grandi problemi della nostra società, di affrontarlo con forza, non soltanto appunto quantitativamente definendo degli spazi e dei volumi, ma cercando di realizzare qualcosa che esprima con chiarezza questa necessità di trovare un rapporto con la città, di non lasciare che le persone finiscano la propria vita abbandonate su un'isola, in un ghetto, in un luogo dove comunicare non è proibito, ma è così difficile da essere sostanzialmente impossibile. Grazie dell'ascolto. Grazie, veramente grazie al professor architetto Paolo Portoghesi.
Abbiamo parlato di metafora, di simbolo, di archetipi, sono fili invisibili che ci legano al ricordo, al fatto che gli eventi ritornano in eterno. Bravo, grazie professore, purtroppo non c'è tempo per le domande perché prima delle 5 dobbiamo lasciare libera la sala, quindi io ringrazio veramente, faccio un grande in bocca al lupo al progetto ricordandoli le parole di prima, non è importante avere tante idee ma riuscire a realizzarle e viverne una. Grazie ancora a tutti, grazie.